Grazie Eccellenza, allora tarda, ma evidentemente certi temi vanno affrontati. No, io veramente mi straccerei le vesti per aver sentito delle amenità veramente puerili di partito, di coalizione, di campagna elettorale veramente assurda, veramente assurda. Si è passato da un concetto per cui era scritto, secondo alcuni della maggioranza, nel programma di governo, e quindi è del tutto legittimo operare in questa maniera. Tutti hanno ringraziato il segretario Zafferani, ovviamente io non lo ringrazio perché abbiamo evidentemente visioni diverse sul mondo del lavoro. C'è qualcosa di positivo, si parla di lavoro, dopo 5 anni in quest'aula si parla di lavoro. Come si parla di lavoro? Si parla di lavoro andando a di nuovo a tirare per la pelle ciò che esiste. E qui è sbagliato secondo me proprio il paradigma da cui si parte a parlare di lavoro, di mondo del lavoro. Anche qui dentro si sono sentiti gli ultimi 2 interventi di 2 imprenditori che ovviamente vedono il mondo del lavoro dal loro punto di vista come legittimo che sia. Ma ho sentito anche sperticarsi eminenti consiglieri della sinistra, ripetuto più volte, sinistra, per cui bisogna trovare dignità, bisogna trovare chi è in cassa integrazione, chi è in disoccupato, chi è disoccupato deve trovarla, deve recepirla come un'opportunità. Peccato, consigliere Lazzarini, che con l'opportunità della disoccupazione non si mangia, non si mangia, è qui è sbagliato il paradigma. Abbiamo la politica in questi 5 anni non ha fatto altro che fagocitare fonti e riserve dello Stato per incentivare. Non c'è mai stato a livello di politica, sia della maggioranza precedente, sia assolutamente quella attuale, una maniera differente di poter concepire il mondo del lavoro differente, di dare la dignità al lavoratore, di dare la dignità all'imprenditore, perché badate bene, l'imprenditore giustamente non è un filantropo, perché se era filantropo avrebbe fatto altro nella vita. Deve guadagnare con delle leggi, con delle norme, con delle normative per cui trova anche dignità al lavoratore. Chi dice oggi che il lavoratore con questo progetto di legge ha una propria dignità? Dice il falso. Perché dice il falso? Non perché a monte è sbagliata la legge, perché questa legge va completamente a inserirsi in altre 2 leggi, quella di Mussoni e quella di Robelluzzi. Allora io sfido chiunque, io l'ho già detto diverse volte in questo Consiglio Grande Generale, chiunque imprenditore in un periodo come quello attuale a non utilizzare quelle leggi che vanno a stuprare i diritti dei lavoratori, Perché? Perché ci sono delle tempistiche, soprattutto nella legge di Robelluzzi, ci sono delle tempistiche per cui il datore di lavoro che deve guardare al guadagno, poco importa se gli incentivi gli durano 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, al 4° mese, al termine, poco prima del termine, li manda a casa e ricomincia a giro, è qui che è sbagliato il paradigma. È qui che non c'è una politica sul lavoro basato anche non sugli incentivi a pioggia delle imprese, non sugli incentivi a pioggia delle residenze, in un progetto di legge che riguarda il lavoro le residenze avete messo. Cosa c'entra poi? Io dovrei capirlo, è qualcosa di veramente dicotomico parlare di residenze in una legge sul lavoro. Dovrei capirlo. Come dovrei capire il fatto che un governo di sinistra non preveda ad esempio degli strumenti per cui andare a incentivare o a sviluppare, visto che abbiamo un altissimo tasso scolastico a San Marino, coloro che invece investono nello studio, coloro che investono negli studi per poi andare nel mercato del lavoro. Non ci sono queste cose, non c'è una politica di sfruttamento delle potenzialità dei nuovi lavoratori, perché voglio dire, i nuovi lavoratori, io studio economia e commercio, ma sostanzialmente è la mia famiglia che anche mi aiuta, e quindi è tutto di concerto dietro, è un investimento che la famiglia fa sui lavoratori futuri,
E qui i lavoratori futuri cosa fanno? Laureati in economia e commercio, in psicologia, con master ovunque, vanno a fare? Vanno a lavorare negli ortomercati, vanno a lavorare nelle pompe di benzina, perché il paese, grazie a chi ha sfruttato semplicemente la questione degli incentivi a pioggia, indiscriminati a San Marino, non ha avuto una politica invece di fattiva di andare a investire sul lavoratore, di andare a investire sull'imprenditore serio. E qui si ritorna sempre, è un loop, è un cane che si morde la coda, siamo sempre lì a incentivare che cosa? Che cosa andiamo a incentivare? Che cosa andiamo a incentivare sinistra? Che cosa andiamo a incentivare sinistra? Gli incentivi a pioggia? Chi è quell'imprenditore che viene a San Marino con un sistema economico del genere a portare i suoi denari qui perché c'è il differenziale fiscale? Aspetta un po', guardo come sono messi i diritti dei lavoratori. Ah beh, qui mi conviene perché c'è la legge che mi permette di assumere un lavoratore e lasciarlo a casa dopo 3 mesi e ricominciare a riprendere gli incentivi. Questo è San Marino, signor, questo è il mercato del lavoro. Questo è il mercato del lavoro, gli imprenditori sani ci sono? Convengo con il consigliere Tosi, nel momento in cui dice, beh, ci vuole anche l'imprenditore sano che abbia la possibilità di avere un regime di leggi che lo salvaguardino. Certo, ma abbiamo lasciato uscire un imprenditore che ha fatto 1 milione di buco, eh? Gliel'abbiamo consentito e ci ha rimesso lo Stato e ci hanno rimesso i lavoratori. Ma allora di che cosa stiamo parlando del mercato del lavoro? Il mercato del lavoro è molto più di questo, è molto più di un'incentivazione, è molto più di una residenza legata a un investimento immobiliare, è molto più di una residenza concessa con una fideiussione di 75.000 euro, è molto di più di una residenza data poi confermata per 300.000 euro. Io capisco che dovete cercare, no, di dare una dima a tutto il disastro che è stato creato sul mondo lavorativo, ma le stime del mercato del lavoro si vedono. Bisognerà dare dignità esattamente come agli studenti che investono nel proprio futuro e che saranno coloro che finalmente ci mangeranno a calci, ci manderanno via da questa sala con competenza a calci nel sedere, ma bisogna anche tutelare coloro che a 50 anni hanno perso il lavoro per la politica degli incentivi. Per la politica che sul mercato del lavoro non ha mai investito. Bisognerà andare a tutelare coloro, gli imprenditori sani, che le norme le sanno vedere e le sanno anche valutare e le sanno anche rispettare, piuttosto che mandare fare sempre orecchie da mercante quando il lavoratore, perché questa cosa che il lavoratore non è un numero, me la dovete togliere dalla testa, il lavoratore è diventato un mero numero, è un numero. Senza dignità. E il fatto è testimoniato che tutte, al di là delle divergenze politiche, delle divergenze di sistema, il fatto che i sindacati, noi sindacati li abbiamo stroncati ogni finanziaria, continueremo a farlo, ma il fatto che si dica che le associazioni dei sindacati non abbiano merito per poter dire la loro, a me mi manda in bestia. Il fatto che l'associazione degli imprenditori o comunque chi dà lavoro non possano dire la loro, a me dà in bestia, non è politica questa. È una politica autoreferenziale che si chiude dentro perché dice, beh, era previsto nel nostro programma elettorale e quindi abbiamo tutta la legittimità di farla. Questa non è democrazia a casa mia, questa non è democrazia. La democrazia è valutare il tessuto sociale che c'è, valutare i numeri che ci sono, sistemici, e cercare di andare a fare un'opera di sviluppo anche partendo dal basso, non partendo dall'alto, da quello che abbiamo. Perché se non si fa sistema sul sistema del lavoro e sul sistema anche di tutti gli incentivi, allora non si fa sistema e politica da nessun'altra parte. La dignità del lavoro è stata annientata in questo paese. Si basa tutto sul costo del lavoro. Vi rendete conto? È stato detto moltissime volte. Il lavoratore è un costo. Il lavoratore a casa mia è un'opportunità. È un'opportunità. Perché se viene incentivato, perde il lavoro ed è un peso per il paese. Per alcuni è un peso che ci siano dei disoccupati.
Perché è un problema sistemico, è un problema di numeri. E voi ne fate solo un problema di numeri, cercando di bypassare, cercando di andare a tirare per la pelle quello che non può più tirare, perché la pelle si spezza fino a prova contraria. Allora, chi tesse lodi smisurate questo operato di questa segreteria, magari un bagno di umiltà andrebbe fatto, un bagno di umiltà piccolo, piccolo che non si sa mai. Però ragazzi, signori, andare a parlare sinceramente di qualcuno che ancora con queste effigie dalla sinistra, del pugno, che compagni cosa? Anche le politiche più di destra salvaguardavano i lavoratori, ma vi rendete conto? Andate a studiare la storia, semplicemente gli ideali politici e ideologici andavano a vedere e valutare il tessuto sociale su cui c'era. Cosa c'è a San Marino di tessuto sociale di sviluppo? Nulla, non c'è nulla, ci sono solo degli incentivi, ma vi rendete conto? Ancora a distanza di 50 anni dalla legge di Mussoni e di pochi anni da quella di Robeluzzi, ancora parliamo di incentivi a pioggia? Di incentivi a pioggia ancora parliamo? Ma io sinceramente poi, ripeto, poi ci scateneremo sui vari articolati, perché veramente mettiamo dentro di tutto un po', un purpurì questa legge, un purpurì fatta tanto per essere, no, eletta, poi con la decretazione non so quante volte sono rimandati i decreti. Io voglio dire, se la politica è fatta attraverso la ratifica dei decreti delegati senza nemmeno avere la volontà di poter avere la contesta di che cosa è un progetto di legge, che cosa è un decreto attuativo, quando poi esce uno o l'altro che smentisce, è una roba allucinante. Un minuto. Prego, consigliere, conclusione. Grazie eccellenza, vado alle conclusioni. Dicevo, non c'è neanche rispetto per il diritto proprio spicciolo, la gerarchia delle fonti è proprio sovrapposta una all'altra, quindi voglio dire, ancora i dati sul disastro delle leggi Mussoni e delle leggi di Iro Belluzzi le paghiamo. Credo, ne ho quasi certezza matematica, che avremo anche di che piangere sull'attuazione di questa cosa, che non è una legge per il lavoro, nel momento in cui dentro la legge che dovrebbe tutelare i lavoratori e gli imprenditori sani che ci sono a San Marino va a parlare di residenza. Grazie consigliere.